Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti ad un nuovo appuntamento con gli amici di Teramo Nostra. Siamo in tanti oggi, allora presentiamo subito gli ospiti. Comincio dalla mia destra, dove troviamo Luca Mongia, che è un musicista, è venuto a trovarci, lo vedete, armato anche di chitarra e tra un po' ci suonerà qualcosa. Benvenuto. Certamente, grazie mille, E grazie poi per due avermi invitato. attrici che presentano uno spettacolo qui questa sera, Nancy Fazzini, eccola, esatto, con la manina, Salve. e Emanuela Cicella. Grazie, buon Tra un po' pomeriggio. parleremo di questo spettacolo. Poi alla mia sinistra il presidente di Teramo Nostra, Piero Chiarini. In mezzo un'altra attrice, la conoscerete sicuramente, Serena Mattaceraso. Benvenuta, Salve. benvenuta a Serena. Parleremo di un laboratorio teatrale che farà proprio presso la sede di Teramo Nostra. Interessante. E ovviamente è con noi, e lotta insieme a noi, Sandro Melarangelo, il direttore artistico di Teramo Nostra. Allora, i temi, come di consueto, li introduce Piero Chiarini. Sì, noi abbiamo festeggiato l'8 marzo con varie La giornata della donna. giornate della donna, con varie iniziative, c'è stata una bellissima mostra di pittura e più la musica della Benedetto Marcello, Sì. della Ensemble Benedetto Sì, Marcello. Barocco Ensemble. E E avete quindi premiato sei donne. sei donne che hanno onorato la nostra regione con il loro impegno, Sì. E che continuano a soprattutto, farlo. che continuano a farlo, soprattutto solo Olga Pignatel, che ha 105 anni, che è di Pescara, una comboniana. E questa giornata soprattutto voleva essere anche una pausa di riflessione dedicata a Anna Pepe, che è Sì. stata la nostra vicepresidente, e noi, appunto, perché c'è Anna, abbiamo dato ancora più impulso. Sì. Se no, prima festeggiavamo così, adesso Però adesso ancora di più. ancora di più. E quindi il motto della nostra associazione è quella di soprattutto di fare, non, perché di essere conseguenziale e di diventare un punto di riferimento culturale per Certo. chi si vuole, diciamo, fluire della nostra sede, E non solo, anche delle vostre delle iniziative, della nostre vostra capacità iniziative, ecco, organizzativa. perché vediamo che c'è una deriva narcisistica, individualista, autoreferenziale, e Chi più ne ha più ne metta. quindi cerchiamo veramente di invertire un po' la rotta, perché E tutti, puntare ad includere. ecco, tutti a puntare ad includere, perché tutti quanti ci lamentiamo, però dopo non facciamo niente, tant'è che la gente non va nemmeno più a votare. Cioè, io dico, se uno non va a votare, non partecipa alle scelte, è come se si taglia le Eh gambe da sì. solo. Oh, proprio nel senso di includere, qui vediamo tanti artisti, ovviamente, per tante cose che mette in campo anche Teramo Nostra. Allora, cominciamo con Luca Mongia, permettete? Cominciamo con Luca Mongia perché intanto andiamo subito ad ascoltare un piccolo brano. Luca Mongia è un musicista, è un chitarrista di Pineto. Sì, suono diversi Cantante, strumenti, faccio no? questo mestiere da 20 anni, quindi per farlo ho bisogno Bisogna attrezzarsi. di suonare più Certo, cose o certo. diverse situazioni. Faccio sia cover che canzoni mie e sono qui per farvi ascoltare qualcosa di Oh, mio. ascoltiamo un estratto Ok, questo si di chiama tuo. Come vuoi tu. Si chiama, è Sentiamo. uno spaccato della mia vita. E fa così. Questa vita prova a cambiarla con un po' di magia. Siediti qui dove dico il pino, dimmi dimmi com'è, a me piace blu, sarà come vuoi tu. Mio padre ha già finito di fare il nonno a tempo pieno. La bimba dell'altro figlio ora sta con sua madre in un'altra tribù. Prova a cambiare colore e prova a guardare di nuovo, fallo anche tu. Sarà come vuoi tu. Yeah. E come vuoi tu.
Sono passati degli anni da quando Ettore mi disse: sei ancora troppo figlio e sono ancora senza lavatrice. Hai ragione tu, ancora tu. Mi autoconvinco di essere portato, forse una cosa so fare. Inventare non va più di moda, ma canto Rino Gaetano e mi fa rimediare. Provo a cambiare colore e provo a guardare di nuovo, fallo anche tu. Sarà come vuoi tu, ok, sarà come vuoi tu. Bravissimo, ecco. Complimenti. Grazie, bella, grazie. Piaciuta? Molto. Molto carina, bella canzone. Sì, l'ho tagliata un po'. Bravissimo. Anche per stare il tempo. Luca, tiranno, perché, sì. Ti esibisci da solo, hai un gruppo? Ho più formazioni, come dicevo prima, ho un tributo a Rino Gaetano ormai da 15 anni. Che anche, era anche nel pezzo. Era anche nel pezzo, sì, si è capito. E, suono la batteria con i Fabulous Wood, un altro gruppo che sta a Roma. Bello, quindi chitarrista e batterista. Sì, 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 a Roma riusciamo a suonare anche in strada, che è un'esperienza. Uh-huh. Bellissima, che tutti i musicisti dovrebbero fare. Sì. A Pineta si faceva una volta un bellissimo festival di artisti di strada. Ah, il Festival Basket. Sì, sì, sì. Sì, purtroppo mi sa che non lo fanno. Quella era una bellissima iniziativa. C'era Pineta in Musica che faceva. Ricordo addirittura, fu varato, se non sbaglio, quando Monticelli, che è stato anche sindaco di Pineta, era assessore alla cultura e al turismo. Sì, probabilmente sì. Va bene, allora, purtroppo dobbiamo correre, ma riusciremo a dire tutto. Sentiamo le ragazze invece, che presentano, le ragazze, le attrici, Emanuela Cichella e Nancy Fazzini, che presentano lo spettacolo I Dialoghi. No, non è quello. È tratto dai Dialoghi della Magina e La mia cantina là sotto. La mia cantina là sotto. E il 18 marzo vi aspettiamo alla sala polifunzionale di Teramo, e con due spettacoli, il primo alle 18.15, il secondo alle 21.30. E chi c'è in scena? Io. Basta, avanti. Siamo noi due. Nancy, che spettacolo è? È uno spettacolo, diciamo, che è nato forse da un seminario che abbiamo fatto a Caramanico, uh-huh. dove abbiamo incrociato per caso questi scritti, e quindi ci abbiamo lavorato su. Abbiamo lavorato sulla libertà non voi libertà della donna. Voi questa riduzione è vostra? Sì, è un riadattamento di questi testi che comunque sono... Vabbè, l'avete riadattati voi. Riadattati noi, ci abbiamo lavorato, ecco, come dice Nancy, l'abbiamo incontrati in questo seminario, in questa residenza teatrale che abbiamo avuto a cui abbiamo avuto modo di partecipare, dove c'erano questi artisti per lo più abruzzesi, uh-huh. e c'erano queste ragazze che hanno portato appunto i monologhi della Vagina in una lettura scenica. Noi siamo rimaste incuriosite, comunque divertite, abbiamo voluto riprenderle e farlo nostro. Cambiamo. E in scena ci siete voi, quindi? Sì, sì. È una pianista. È una pianista. Il 18, abbiamo detto il 18 marzo? Marzo. Alla? Sala polifunzionale. Sala polifunzionale della provincia, la sala polifunzionale di Acomi. Va bene, allora, da attrice in attrice, Serena Mattaceraso, invece fa un laboratorio presso Teramo Nostra. Esatto, di recitazione. Diamo tutte le coordinate. Le coordinate, allora diciamo che il primo incontro è lunedì 14, questo lunedì alle 17. Ci incontriamo lì e iniziamo a chiacchierare del mio progetto. Anche perché... progetto è? È un progetto finalizzato, è diciamo il punto... Non zero, perché già avevamo un po' lavorato su Cosmofobia. Vorrei lavorare su un testo che in realtà è un romanzo fatto da tanti racconti, quindi non c'è una trama, sono personaggi che vivono nello stesso quartiere, che è un quartiere di Madrid, si incontrano, e ognuno con la sua problematica, il suo vissuto. Prendo spunto da questo romanzo in realtà per fare un laboratorio teatrale, quindi lavoreremo molto sia col corpo, quello che possiamo fare senza farci male. Ma chi può partecipare al chiunque, laboratorio? Cioè, chiunque. Già attori o... No. Chiunque. Appunto, non è finalizzato a uno spettacolo. Cioè, potrebbero partecipare loro, perché sono le attrici, io che non c'entro nulla. Sì, cioè, sì. Lei, no. Sua mamma, sua nonna. Chi fa teatro e chi non lo fa. Tutte le generazioni. Sì, per ora sì, perché non è finalizzato se non a una prova aperta a giugno, metà giugno. E lo vorrei fare... non dare l'obbligo di frequenza. Io posso essere lì lunedì, martedì e mercoledì.
vediamo le persone. Venite quando ve la sentite. Venite, però venite. E soprattutto io chiedo un impegno comunque anche a incontro, di 3 ore a incontro. Quindi insomma, quello sì, perché c'è prima un training fisico, poi si parla del testo, si vede il testo, si comincia una scuola di teatro di Serenata. No, una scuola, non esageriamo, una scuola è un po' tanto. È finalizzata comunque a quel testo lì. A quel testo. Quindi lì, non è una scuola di teatro, è un laboratorio. Punto 0.1 rispetto a questo testo. Serena ha cominciato con... Io ho cominciato con il grande Silvio Araclio, che saluto, ciao Silvio, il grande Silvio Araclio a Spazio 3 a 16 anni, poi sono andata all'Accademia. E non c'è stata mai nessuna crisi di rigetto? Sempre, quotidianamente ce le ho le crisi di rigetto. Poi sono andata a Roma all'Accademia di Danza, prima di danza l'ho fatta da piccolina, poi sono andata all'Accademia d'Arte Drammatica, invece la Silvio D'Amico a Roma a 20 anni. Poi finita quella sono andata a fare un anno di perfezionamento al Teatro 2 di Parma. Poi i primi anni non mi facevano lavorare, ho fatto la cameriera, anche quello comunque serve. Poi ti hanno fatto lavorare. Poi mi hanno fatto lavorare. Produzioni importanti, ho iniziato... Diamo qualche titolo, qualche compagnia. Non sono compagnie conosciute, però sono produzioni... produttori che hanno appoggiato spettacoli che poi hanno girato tutta l'Italia. Per esempio ho lavorato con la famosa Caterina Murino, che fece quella parte. Abbiamo fatto Donna Flora e i suoi due mariti, io facevo Caterina Murino fece la parte della Bond Girl. Esatto, vero? E io facevo la mamma di Caterina Murino, in realtà abbiamo la stessa età. Ultimamente in una fiction, credo. Sì, ormai lei è lanciatissima. E con Donna Flor, la regia di Emanuela Giordano, ho girato fatto due anni di tournée in giro per l'Italia, mi sono vista le più belle città d'Italia. E poi invece con Marini ho fatto la Balia di Romeo e Giulietta, con Giuseppe Marini, quindi spettacolo classico, tutti attori giovani, eccetera. Facevo una Balia cattivissima e anche lì ho girato 2 anni l'Italia. E adesso, la possibilità di fare questo... laboratorio a tema, perché sei un po' più ferma qui? Sì, ho fatto una scelta di vita straordinaria. Cioè sei tornata? Sono tornata a Teramo e quindi adesso devo ricrearmi una... Va bene così? Sì. Serena? Di nome, di fatto lo vedremo. No, ma la cosa importante è che oggi non si dice... Vabbè, si dice sempre i cervelli in fuga, qualcuno di ritorno, pure ci piace. Il teatro, che è una cosa importantissima della vita... Io mi ricordo, sono andato in collegio, avevo 9 anni e già avevano il teatro, ma l'altra sera, parlando con la professoressa Esposito, alla Gemma Marcona avevano il ricreatorio avevano il teatro. Sì. Quindi il teatro c'era più frequentazione. Ecco, era più inserito proprio nelle scuole, nella formazione. Nella vita quasi di tutti oggi i giorni. Oggi invece no, e quindi praticamente bisognerebbe riprendere questo discorso. Ed ecco che arriva Serena con Teramo Nostra a creare il laboratorio. Ma Serena ha anche provato ad andare anche nelle scuole, la risposta delle scuole è stata non c'abbiamo una lira. Sarebbe molto interessante. Conosciamo questa. Ormai non c'è più una lira per fare nulla. No, la conosciamo. Questo. La conoscete pure voi, sta litania? Sì. L'hanno detto. E che col teatro non si mangia, invece però il teatro da mangiare. Le scuole invece all'anima. No. Io ripeto, alla prima media già facevano il teatro e c'erano le rappresentazioni. Sì, adesso di meno. Bisognerebbe riprendere questo discorso. Allora, sentiamo invece adesso il professor Sandro Melarangelo su cosa punta la sua attenzione. Io intanto... Anche lui lo facciamo stare nei tempi. Sì. Io intanto apprezzo questo fervore dell'attività culturale, ricreativa, organizzativa, a prescindere dalle istituzioni. È una cosa che ci fa immensamente piacere, noi di Teramo Nostra, ma non solo noi di Teramo Nostra, tutti quelli che avvertono che nella città c'è talento, c'è fervore. Però avvertiamo una cosa gravissima, che da parte delle istituzioni che dovrebbero sostenere queste iniziative, queste formazioni, c'è invece ostracismo. C'è ostracismo. Io ho fatto l'esempio dell'Arca nel settore delle arti figurative.
una eccezionale direzione di Umberto Palestini, ne parlo, non mi ha fatto mai una mostra, però una persona qualificatissima con un notevole curriculum. E non è stato rinnovato però. Non è stato rinnovato, ma chi è che prenderà il posto di Palestini? Ah, il curriculum necessario per poter sostenere quel vuoto lasciato da Palestini. Ma non è solo questo, non è solo nell'attività artistica espositiva. Noi stiamo avvertendo qui a Teramo di una... c'è una novità. La novità è che una giunta regionale che non è fatta soprattutto da teramani è fatta da gente di Pescara, di Chieti, dell'Aquila, è più attenta, sembrerebbe, al territorio teramano. Ma in che modo? Questa attenzione, questo darsi da fare su Teramo, noi non lo condividiamo per niente, assolutamente. Abbiamo visto, sentito poche ore fa del concentramento della sanità tra Pescara e Chieti, il sindaco di Chieti protesta, il nostro sindaco che fa? Opera. Giustamente, opera, è un chirurgo. Ma insomma, possibile il concentramento della sanità a Pescara Chieti, nel territorio Pescara Chieti? Il presidente della regione parla della City che sarebbe stata ostacolata dai gruppi politici. Ma qual è la City? Stiamo parlando della City di Londra, dove c'è un concentramento di beni finanziari che hanno un ritorno e alle spalle un impero, l'impero coloniale. Che cos'è la City di Pescara? Perché ci sta l'aeroporto lì vicino? Perché si vuole concentrare la sanità in quel luogo? E Teramo? Di primo ha parlato di Chieti, ma dico Teramo, la sanità teramana, per chi non sa leggere la storia o non ha orecchie e sensibilità, la sanità teramana è la prima sanità di tutta la regione in quanto fondazione degli istituti di ricovero. Stiamo parlando del 1200, quando viene istituito l'ospedale di Sant'Antonio Abate e poi successivamente manicomio, l'unico manicomio della regione che ha una fruizione a livello centro-meridionale. Abbiamo assistito l'altro giorno a un convegno importantissimo, scientifico, sull'ex manicomio, presentando il libro Si ammalò di testa, della Valeriano. Ma insomma, come mai queste eccellenze teramane vengono dimenticate dall'amministrazione regionale e dall'amministrazione comunale che non se ne occupa? E questa è una cosa gravissima che io francamente non mi sento di accettare, non mi ci riconosco, specialmente quando si parla della City a Pescara e del concentramento dell'amministrazione ospedaliera Pescara Chieti. E la provincia di Teramo che aveva gli ospedali pubblici prima ancora che privati, sì. Era l'unica provincia che aveva una quantità di ospedali pubblici, deve passare in secondo piano. Questo è gravissimo per l'utenza, per i servizi, per le necessità. Ora, per chi lavora questa giunta regionale? E che cosa fanno gli amministratori comunali in proposito?
E chiudiamo con questa domanda, queste due domande che non sono di poco conto. Allora, torniamo alla musica un attimo. Yes. Ancora più carico, Luca, vero? Oh, però c'era anche da aggiungere qualcosa rispetto a un rettore che sembrerebbe molto attento alla valorizzazione della cultura fino al punto di creare il DAMS. Ora, il DAMS per valorizzare la musica, le arti figurative, quindi liceo musicale, quindi anche le arti figurative, ma dove accampa queste storie il rettore dell'Università di Teramo? Persona diligente e intelligente, che rispetto al DAMS di Bologna creata dal compianto Umberto Eco. Che facciamo noi? Il DAMS a Teramo per sopperire a che? Alle carenze strutturali che seguitano a decadere sempre di più. Non ci vede chiaro il professor Melorani. No, non ci vedo. Io ci vedo chiarissimo. No. Io invece vedo che ci sono disegni che vanno in senso contrario rispetto al progresso della città. Allora, torniamo alla musica con Luca Mongia, che ci fa ascoltare. Sì. Un altro pezzo tuo? Beh, faccio il polemico un po' anch'io, vai, a questo punto. Vai. Ho scritto un pezzo pensando un po' a tutti quelli che come me d'altronde suonano in cover band, tribute band, ma soprattutto a quelli che si travestono, che si truccano per somigliare a qualcun altro, insomma, adesso c'è questo vizio. Vai. E si perde un po' di originalità. Questo si chiama Onora il padre e la madre. Allora. Senti com'è bravo quello col cappello e il guanto in una mano. Guarda quanta gente, guarda quanta gente qui che si diverte. Osservalo per bene, sarà mica un suo parente. Senti la sua voce, senti che timbro, sarà mica forse il figlio. Pare piace tanto a quanto pare, resta solo ricopiare. Senti come parla, sarà stato anche in America. E poi come si muove, mamma mia, fa impressione. Ma che fortuna, lui somiglia a un mito e canta proprio come il suo dio. Ma il padre e la madre saranno contenti di aver creato un figlio onnipotente, soprattutto già esistente. Pare piace tanto a quanto pare, resta solo ricopiare. Se non sembri qualcuno e piace alla gente, se non si sforza per niente, ha troppi problemi per arrivare viva a fine mese. Evita pensare, più facile capire se gli somiglia proprio veramente. Tanto l'orecchio fa tutto da solo, tra i sensi è quello più indipendente, perché è autosufficiente. Pare piace tanto a quanto pare, resta solo ricopiare. Pare piace tanto a quanto pare, resta solo ricopiare. E via dicendo, insomma. Bravo, bravo il nostro Luca Mongia. Torniamo. Grazie. Alle nostre attrici, Emanuela Cichella e Nancy Fazzini, voi come vi siete avvicinate al teatro?
Chi comincia? Vai, vado. Io, beh, da piccolina a Spazio 3, quindi con Carla, con Silvio, e poi da lì ho fatto il mio primo musical con Aggiungi un posto a tavola e ho deciso di andare a Roma e ho capito che definitivamente questa era la mia strada. Bravo. Vabbè, io ho iniziato, Manuela. Invece sono stata fortunata perché ho iniziato a scuola. Ho fatto il liceo classico a Rieti, quindi ho avuto la fortuna di seguire questo laboratorio teatrale di teatro, proprio scolastico. Sì, scolastico. Poi sono venuta a Teramo per iniziare l'università e ho incontrato Silvio. Quindi ho fatto 5 anni a Spazio 3 e da lì ho capito che in realtà volevo, quella era la mia strada, mm-hmm. volevo fare quello nonostante stessi facendo un altro tipo di percorso perché mi sono laureata in giurisprudenza. E poi parallelamente ho iniziato questo percorso di 2 anni, un corso di formazione finanziato dall'Unione Europea, un progetto regionale, dove ho conosciuto Nancy e ho avuto la fortuna di lavorare con diversi maestri del teatro e fare uno spettacolo poi finale con un altro grande maestro del teatro che è Giorgio Barberio Corsetti. Lo salutiamo, gli mandiamo tanti baci a Giorgio. E quindi niente, così. Va bene, questo è stato un po' il percorso. Serena, ricordo male, avevi fatto qualcosa sul manicomio? No. Allora no. Ricordo. Per Giuseppe Di Tanno ha fatto. Ah, ecco, una... sì, aveva fatto quando ci fu proprio la mostra. Sì, Pier Giuseppe. Che ha fatto anche lui lo stesso iter. Il percorso con Silvio. Sì, anzi, saluto anche lui. Allora, siamo in conclusione. Ricordiamo però l'appuntamento. Lunedì 14, con il primo, cioè, proprio. L'inaugurazione del lunedì, laboratorio. Alle ore 17 presso la sede di Teramo Nostra. Che numero è lunedì prossimo? 14. Lunedì 14. Sì, c'è 14. 14. Lunedì 14 marzo alle 17 presso la sede di Teramo Nostra in via Fenere Romani. E chiacchieriamo soltanto lunedì. Poi e invece pare da che i primi allievi, pare, non è confermata la cosa, siano proprio Piero e Sandro. Sì, li metterò lì davanti a tutti. Oh, Piero, concludiamo. Intanto facciamo le iniziative, sono davvero tante. Sì, facciamo gli auguri veramente per queste due iniziative. Sì. E il teatro è fondamentale per formare il carattere, perché oggi vediamo, l'ho detto prima, uno che ha fatto teatro ha una marcia in più, quindi speriamo che venga recepita anche dalle scuole e esatto. Si riapra questo, e trovano qualche finanziamento questo discorso. Per quanto riguarda l'iniziativa, oggi abbiamo due iniziative, oggi è venerdì, sì. Registriamo di venerdì 11 marzo. Ecco. E ci sono impegni infatti proprio, sì, a Teramo Nostra, perché c'è una mostra di pittura. C'è una mostra di pittura di una Tortoletana. Che però sarà allestita fino al 14. Sì, si potrà visitare possibile. Fino al 14. Che poi arriva Serena. Sì, dalle 17 alle 20. E dopo ci verrà l'industriale Faraona a presentare il suo libro con lo scambio libro. Alle 20. Sempre in attività. Però un appuntamento che per noi è importantissimo, come ogni anno, il 18 alla Villa Comunale, ricordiamo la medaglia d'oro. La mattina. Alle ore 12, la medaglia d'oro al valore civile di Stefano Bandini. La villa che è intitolata a Stefano, soprattutto per lui, l'impegno che ha avuto per... sul fronte ecologico e sul lato umanistico di solidarietà è stato veramente un grandissimo. Avere la medaglia d'oro insieme a un altro pilota non è che la dà. No, infatti. Sicuramente è stato un gesto eroico il suo. Grazie a Piero Chiarini. Ricordiamo invece il vostro spettacolo sabato. Venerdì 18 marzo alla sala polifunzionale, vi aspettiamo. Alle ore? 18:15, 21:30. Vedi che è importante. Grazie a Serena Mattaceraso, Sandro Melarangelo, Piero Chiarini, Emanuela Cichella, Nancy Fazzini e Luca Mongia. Grazie davvero. Grazie mille. Ci vediamo la prossima settimana. Arrivederci.